Buon anno, belle bestiacce mie, come state? Come state? Oggi si ricomincia con grande calma, si ricomincia con grande rilassatezza. Io ricomincio con un po' di mal di gola che spero non sfoci in niente di grave o di fastidioso comunque, ma ricomincio bello pienotto di cibo, non si vedesse, e abbastanza rilassato, abbastanza rilassato. Visto che io incomincio abbastanza rilassato, vi porto stasera un gioco abbastanza rilassante, un gioco molto rilassante in realtà, non abbastanza rilassante. Ciao a tutti come sempre, vedo che c'è un sacco di gente già nella chat come al solito. Ciao Arci, ciao Truffo, ciao Underlay, Italia Svuander, ciao Eraser, ciao Danarp, ciao The Hateful Pippo, Icarus Demonico, terzo account Twitch GG, For Ryu, Matteo78it, Marfalcon88, ciao Scarbori, ciao a tutti quanti che come al solito siete fedelissimi, siete qua. Ciao a tutti Nicoc, ciao a Toreini, AtoreiN61, Big Wait, il Dungeon di Phoenix, come al solito siete tutti qua. Ciao Pippo Inzaghi. E cominciamo con la tosse. Benissimo, si va alla grande. Buon inizio d'anno a tutti quanti. Perché vi porto Gorogoa stasera? Perché è un gioco molto molto interessante. Innanzitutto facciamolo partire perché questo Gorogoa è un puzzle game e voi direte che palle è un puzzle game, ma è un puzzle game alquanto particolare, è un puzzle game artisticamente eccezionale, sviluppato da un singolo sviluppatore, il cui nome in tutta sincerità al momento non mi sovviene, cercatelo perché comunque è un uomo estremamente talentuoso. Questo singolo sviluppatore voleva creare inizialmente una visual novel, poi aveva studiato vari tipi di medium e poi ha pensato che ciò che voleva fare probabilmente necessitasse il medium dei videogiochi per essere portato a termine. Ha finito i soldi che aveva, finché Annapurna Interactive, che è un publisher piccolo ma che comunque ha tirato fuori parecchie gemme durante la sua carriera, non ha deciso di pubblicare il suo gioco, visto che lui aveva finito i soldi. Ne è uscito questo titolo qua, che nel 2017 è riuscito comunque a distinguersi per la sua incredibile intelligenza. Ciao Peter, ciao Kronos Rock. Io l'ho giochicchiato solo qualche minuto, in realtà. Il gioco non dovrebbe durare molto ed è un puzzle game, artisticamente molto interessante. Vedete che voi partite da questa specie di strana creatura mistica che appare. E allargando la visuale appare questo ragazzino che sembra essere il protagonista del gioco per certi versi. Speravo di vederlo via Switch, non credo sia molto diverso su Switch, ragazzi. Comunque, il ragazzino studia questa mistica creatura e l'avventura consiste nel trovare delle sfere di un certo colore a seguito dell'apparizione di questa creatura. Vedete, questa qua è fondamentalmente l'obiettivo del gioco. Tutto si svolge tramite una sorta di fumetto interattivo che si sviluppa e varia la prospettiva in base a quello che voi fate. Vedete che io ho cambiato la scena e la storia avanza. È un gioco sicuramente molto interessante perché voi potete già partire e vedete che potete spostare pezzi del puzzle e ricollegare determinate parti di questo fumetto per ottenere vari effetti. Qua, ad esempio, noi adesso apriamo questa scena qua. Posso rimpicciolire quest'altra, spostarmi, e qui c'è il bambino che pensa alle 5 fiammelle colorate da mettere all'interno del contenitore praticamente. Allora, qua cosa posso fare? Qua posso spostare così questa cosa qui, e qui si apre un'altra scena dove lo stesso bambino apparentemente è ferito. Qua però posso spostare questa dove c'è il bambino, e il bambino si sposta verso l'altra scena, muovendosi. Vedete che il gioco è tutto un puzzle così, artisticamente io lo trovo veramente bellissimo, cioè è davvero stupendo. Qua vediamo cosa posso spostare. Allora, qua c'è il corvo, che è così, ok. Qua posso muovere di nuovo la scena, rimpicciolire di nuovo questa, ok. Qua c'è una mela rossa che chiaramente io devo ottenere in qualche modo. E ok, perfetto. Rendendo così la scena, ho ottenuto la mela da dare al bambino, che è la sfera rossa che gli serviva a tutti gli effetti. È un titolo estremamente brillante, perché inizia ed è molto molto semplice, però già vedevo che si stava complicando abbastanza andando avanti nel gioco. Diventa sempre più complesso ed è davvero brillante. Dai un po' di audio al gioco, assolutamente sì, lo alzo un attimino così lo sentite meglio. Buonasera Dudelle, buon anno anche a te. Sì, alzo un pochettino l'audio del gioco, anche perché mi sembra che abbia una più che bella colonna sonora, molto molto rilassante. Ora ho ottenuto la sfera rossa, il bambino è qua, ma deve tornare a casetta sua. E
E gli appare dietro ancora la creatura. Deve andare sul verde. Allora, deve tornare a casetta sua. Vediamo un po'. E qua si apre un'altra scena. Un'altra scena di lui che vuole andare qua. Qua dentro. Ok, io posso spostarlo qua e farlo spostare all'altra scena, quindi. E lui qua si sposta nell'altra scena. E queste qua sono le fiammelle verdi, che sono quelle che probabilmente mi servono. Vediamo cosa devo fare. Qua ci sono degli indizi per ottenere la fiammella verde, chiaramente. Non credo sia rigiocabile Rupan. Questa è un'avventura molto molto breve. Infatti è pensata anche per essere un titolo mobile, credo. Credo ci sia su tablet. È una di quelle esperienze molto artistiche pensate quasi esclusivamente per raggiungere un pubblico abbastanza variegato, ma insomma approcciabile praticamente da chiunque. Io qua posso spostarmi. Qua c'è tutt'altra roba. Qua ci sono. C'è un cuscino, va bene, ok. Qua c'è del verde. Allora, qua non posso più muovere nulla. Qua non mi serve più un cacchio. Ah, posso andare di qua però. Benissimo. Ok, devo far arrivare il bambino lì. Che è dove c'è il verde. Il bambino si può spostare di qua. Se io muovo la scena, chiaramente. E poi può andare sulla destra. Va bene. La storia farà venire voglia di suicidarsi come To The Moon. Io non credo che sia così narrativamente triste o chiaro. Credo che sia un gioco estremamente concettuale. Allora, qua c'è una porta chiusa, che non mi porta da nessuna parte, e qua c'è la porta di prima. Come apro la porta chiusa? Allora, vediamo. Ah, beh. così, giustamente. Ok. Ora io ho questa porta qua, posso tornare indietro e posso metterla qua. Esatto, e adesso il bambino può entrare nel giardino fiorito. Entriamo nel gioco. Buon anno, Lilituk. Nome dello sviluppatore, non mi ricordo. Allora, il publisher è Annapurna. Cercatemelo su Google, ragazzi, voi che avete una memoria sicuramente migliore della mia. Ha un singolo sviluppatore che è molto molto talentuoso. Guardatelo e dategli un'occhiata. Allora, noi siamo qua. Qua ci sono due statue con una mela. Lui piazza la statua, giustamente, però la mela è grigia e deve diventare verde. Quindi, cosa devo fare qua? Cosa posso fare con la mela? No. Prendi una stella, portala giù. Qua non posso più fare una mazza. Ah, ok. È cambiata la scena improvvisamente. Perfetto. La scena si è fatta molto più guerresca e apocalittica, denoto. Ok, la situazione è sicuramente molto più drammatica. Qua c'è un fuoco, però qua c'è del verde che io credo di dover utilizzare. Wow, è tutto molto. Ok. Abbiamo trovato il nostro verde. Perfetto. Non è Bennett Foddy lo sviluppatore Big Wait, assolutamente no. Jason Roberts, grazie, grazie mille Chronos Rock. Jason Roberts, il concept del gioco io lo trovo estremamente figo, cioè è molto molto figo. No, io non credo che con multiple soluzioni Rupan sarebbe stato meglio, perché io credo che la gran parte della sua attrattiva stia proprio nel fatto che sono puzzle molto studiati. Adesso mi serve un'altra pallina, quella gialla, esattamente. Torniamo di qua. E vedete che tra l'altro c'è questa strana dualità dove c'è il bambino prima in una situazione di pace, poi abbastanza cresciuto in una situazione chiaramente di guerra, poi ferito. C'è anche una traslazione temporale oltre che spaziale durante quello che succede. Vi sta narrando per certi versi la storia della sua vita, che non è proprio felicissima perché cazzo ne ha passati di ogni, e lo stanno bombardando in questo momento ed è al buio, e ora lui deve trovare il giallo. Mentre lo stanno bombardando, gli è saltata la luce. Allora, di qua cosa ci potrebbe essere? Ci sono dei dipinti. Qua è cambiata, tra l'altro, la scena. C'è una stella adesso qua. Abbiamo una stella. Qua c'era.
da infilare la stella dentro alla lampada, quindi facciamo così. Ok, abbiamo la lampada. La lampada ora è accesa. Qua dentro cosa c'è? Ci trovo. La lampada ce l'ho accesa. Lì c'è un'altra stella ancora. Mi sa che non me ne faccio quasi un cazzo adesso. Oppure sì. Ah no, aspetta. No. No. Ok, allora aspettate un attimo, qua sto un po' sbaccando. Si è spostato di tutto, si è mosso di tutto, questa roba qua non l'ho accesa, forse devo tornare un pochettino sui miei passi. Torniamo, no, 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 voglio prima accenderla. Ma chiaramente ora non posso più farlo, no, devo andare di qua. No, allora, per accenderla e farla andare di là devo spostare prima la lampada, ok. E fin qua ci siamo capiti. Per spostare la lampada io devo... Qua ci sono dei chiodi. Ah, esatto, infatti posso cambiare le cose. Cosa posso mettere al posto dei chiodi? Metto della lana, che chiaramente è più leggera, così è più leggera e non mi crea problemi. Qua però ci sono delle matite, non si spostano, quindi faccio la stessa cosa di qua. Esatto. Questi sono dei sassi, chiaramente, o dei meteoriti, qualcosa siano. E adesso dovrebbe spostarsi. Esatto. Ora vado. C'ho la lampada dove deve stare. Torno indietro. Però la lampada non è luminosa. Adesso la facciamo diventare luminosa. E voilà, abbiamo fatto. È arrivata anche una farfalla. Ubisoft deve pagarmi la nuova skin di Blackbird in Rainbow Six. Sono io con il cilindro. Poi te la giro in privato. Molto molto bene. Buonasera Lazzasauro, buonasera Nonio93. Ah, tra l'altro la state già utilizzando in chat, ma vedete che mi hanno approvato altre due fantastiche emoticon, tra cui Big Boss Pregianza e Jimbo. Jimbo for life. Jimbo for life. Assolutamente sì. Qualcuno ha fatto qualcosa? Alex 2. Mi barba segue. Grazie mille per il follow, Alex. Come vi dicevo, no, mi sta piacendo moltissimo, è molto intelligente. Allora, clicchiamo su questa simpatica farfalla, falena. E abbiamo la pallina gialla. Infatti che si sposta questo, visto? Io mi sposto. No, non è la pallina gialla, è soltanto una statua. Intanto dietro c'è questa specie di drago, Quetzalcoatl, o come cazzo è, che si muove. Che si muove. E qua cosa devo fare? Qua torno indietro, quindi. Torno di qua. Cambiata la scena, è rimasta uguale. No, c'è lui che pensa che gli è tornata la luce e quindi pensa alle varie cose e vede la stessa statua. E ok, e siamo ritornati al bambino. Siamo ritornati al bambino e la scena si ricollega. Perfetto, benissimo. Mi piace questa, è proprio figa. Cioè, guardate che figata. È molto brillante perché tu... Sembrano cose estremamente semplici, poi in realtà quando vai a ricollegare i vari pezzi del puzzle, le cose varie, è un po' un puzzle, un po' è veramente un gioco artisticamente brillante. Io lo trovo davvero geniale a livello di meccaniche, non so fino a che punto diventeranno complessi i puzzle, ma per il momento sono molto molto intelligenti. Qua c'è lui che sta studiando delle altre cose, meteoriti che cadono, cose varie. Qua c'è tra l'altro questo intrappolato qua dentro, che è la stessa roba di prima. E questo è un altro di quei cose che bisogna illuminare. Qua lo posso illuminare in qualche modo. Ok. Adesso... Ok, ci sono delle stelle. Ok, ho trovato come illuminarlo. Perfetto, così. E c'è la farfalla che vuole andare di lì, ma non ce la fa. Perché non ce la fa? Non lo so. Però se non sto di qua, non si illumina un cazzo di niente. No, non è... sto sbagliando qualcosa. Ah, di qua posso spostarmi a sinistra, infatti è cambiato tutto. Molto molto bene. È veramente molto affascinante, è veramente molto affascinante. Anche questa necessità di cambiare la prospettiva per poi risolvere i puzzle. Allora, vediamo un attimino cosa cazzo posso fare. Io devo sicuramente portare qualcosa di qua. Up! Ok, ho cliccato. Devo
Devo sicuramente, devo trovare il modo di far cadere quei sassi qua. Però vorrei capire come. Come cazzo posso fare? Come cazzo faccio qua? Far cadere quello che devo far cadere. È giallo. Questo è rosso. Forse andando qua. Questo è giallo. Questo è giallo. Allora, posso provare a fare così. Infatti combacia perfettamente. Cade qua. E poi mi sa che ho poco tempo per tornare qua e spostarmi dall'altro. Sì. E poi va qua. Dov'è la palla? Qua, qua sopra. Ok, e poi posso tornare qua dentro e farla cadere qua. Cioè, è una figata incredibile, ragazzi. Pam. Pam. E abbiamo liberato la farfallaccia. È super brillante. È super brillante. Cazzo, che bello che è. Non pensavo fosse sti... Cioè, è proprio figo. Adesso riattivo la stellazza e accendo la lucina. E con la luce accesa si riattiva anche la farfalla di prima. È una figata. È una figata incredibile. Quindi io torno qua e torno sul giallo di prima. Solo che adesso chiaramente è cambiato. Vabbè. E qua invece cosa ci trovo? Niente, ci trovo sempre lui che però se esco fuori devo ritrovare il bambino teoricamente, no? Perché il bambino sta qua. Solo che adesso io posso cambiare ancora scena. Esattamente. È incredibile, ragazzi. Pensate che l'ha fatta una persona sola sta cosa. Quanto cazzo è un genio quello che... Quanto cazzo è un genio quest'uomo? È veramente un genio. Porca vacca. Sono stupefatto. Bravo Jason Roberts, veramente un talento incredibile. Ma tra l'altro dovrebbe essere tutto disegnato dal buon Roberts, cioè disegnato tutto a mano da lui il gioco. Che lui tra l'altro non sapeva programmare videogiochi, pare che l'avesse fatto inizialmente in Java e poi gli hanno fatto usare Unity, ma lui teoricamente non era capace di programmare videogiochi. Cazzo, avercelo veramente il suo talento. L'audio di Pregi va e viene. Mi sentite male, ragazzi? Fatemi sapere se mi sentite male, ragazzi. Perché Arci scrive: solo a me l'audio di Pregi va e viene. Intanto c'è Antedap che mi sbarba. Segue, sì. Allora soltanto a te, Arci, mi spiace. Sposto un attimino Streamlabs perché in questo preciso istante sta coprendo la mia faccia. Non che la mia faccia sia particolarmente bella da vedere, ma diventa un po' confusionare, poi io non capisco chi mi fa i follow e chi no. Molto molto bene. Allora, torniamo al gioco, ragazzi, siamo qua. E lui mo si sta sognando qualcosa, due lancette tipo, mentre invece di qua cosa c'è? Non c'è niente. Posso cliccare qua però. Qua è cambiato, è cambiata la scena. Di brutto, prima non c'era sto coso, tipo. Ok, lui si sta sognando tipo... Oh, ok. Allora, è cambiata di brutto la scena. Qua c'è qualcosa. Lui si è addormentato, benissimo. È assolutamente eccezionale. È assolutamente eccezionale. Allora, io qua sono arrivato qua. E adesso c'è il piano con una stella azzurra e due lancette di colori diversi. E qua c'è la torre dell'orologio. Che immagino di dover spostare secondo dove stanno segnate le due lancette. Ok, così la posso spostare. E qua rimane l'orologio. E ci siamo. Che è cambiato, non c'entra più un cazzo, però c'è una lancetta blu qua adesso. Ah, che cazzo è sta roba? Due lancette blu con la stella azzurra.
Qua invece cosa c'è? No, niente, la stella è la cosa dell'orologio sempre, che si fa i cazzi suoi. E io posso spostarla qua? Sì, posso spostarla qua e fare la lancetta blu. E fin qua ci siamo. Va bene. Qua invece cosa c'è di lato? C'è un fuoco. C'è ancora una farfallina. C'è tipo un'altra luna da illuminare, in qualche modo. E qua c'è una stella blu che sposta la lancetta in alto a sinistra. Ok. Allora, sposta la lancetta in alto a sinistra. E io ho la lancetta in alto a sinistra dove la dovevo avere. Perché la lancetta in alto a sinistra, se non mi ricordo male, la dovevo avere. Ok, in basso a destra, perfetto. Quindi quella ci siamo, ce l'abbiamo. E non ce la tocca nessuno. E questa è giusta così. E qua invece ho la lancetta rossa. Ok, la lancetta rossa però come cazzo la sposto? Qua mi posso spostare. Questa non si muove più adesso, perfetto, va bene. Questa qua come cazzo la metto? Perché è posizionata nello stesso posto dell'altra. E chiaramente gliela posso sovrapporre, ma non posso così. Questo è un vasetto. È un vasetto. E qua c'è un vaso uguale che vabbè c'ha il fuoco, chiaramente essendoci la pressione, va bene, devo fare così, perfetto. Adesso si sposta. E abbiamo fatto, perfetto. Tac, no, non funziona. Perché non funzioni? Forse perché ti devo spostare qua prima e poi così, benissimo. Adesso abbiamo la lancetta dove cazzo ce la dobbiamo avere. E infatti qua c'è la luce ora. E la luce mi servirà dove? Mi servirà dove c'era la farfalla l'altra volta, chiaramente. Quindi qua a sinistra, farfalla. Pam! Signori, sono un genio! Sono un genio! Sono genius! Ok, si è riposizionata la farfalla e ho di nuovo il giallo. Leggo un po' la chat, leggo un po' la chat. Allora, io mi sono già perso, mi scrive Andrea 314IT. Ciao, buon anno, Daniel Santos. No, Under, non credo che sia. Non è una tecnica neanche simile a Cuphead. Cuphead era proprio animazione, disegno dopo disegno, tipo tattico. Tipo tattico e a genius, mi scrive Rap Style. Qua è più una questione di prospettiva, cioè sono disegni messi in prospettiva e scene cambiate in prospettiva. Che ne pensi di Fallout 4? L'ho già detto molte volte, Green Patton non mi fa impazzire Fallout 4, non sono un grande fan. Preferivo quelli isometrici e preferisco New Vegas tra quelli tridimensionali. Allora, andiamo avanti, perché questo gioco mi sta stuzzicando veramente l'ingegno e... Neural Proxy, passo per un saluto, auguri a tutti. Pregi, vai lentamente che rischi di finirlo. Valgas, buonasera, che gioco è? È un puzzle game che si chiama GoroGoa, ragazzi, per chi è arrivato adesso, ed è veramente molto molto brillante. A Aegis87X voglio un gioco di cambia con questo concept, credo sia il designer più sbagliato per un concept del genere. Sudoku fatte da parte, mi scrive Kimoji10. Lo finiamo in live, se ce la facciamo sì, stiamo avanzando abbastanza veloce, siamo alla palla gialla adesso. Abbiamo cambiato ancora qua, c'è un'altra scena cambiata ancora una volta, quindi dobbiamo tornare indietro dal bambino. Bambino dove cazzo stava? Non stava qua, questo si è addormentato fortissimo. Bambino stava qua dentro? Stava qua dentro. E quindi noi lo rispostiamo dove deve essere spostato, va bene così. E niente, lui va verso l'oscurità. E gli si è attivata la costellazione. Che cosa bella. Mi sa che abbiamo trovato anche la palla gialla. Sì, Lilituk. Era abbastanza chiaro. Puzzle ungheresi, scrive Kimochi 10, benissimo. Ancora un po' di gain sul volume del gioco, se puoi. La tua possente voce arriva bene. Posso alzare ancora il volume del gioco? Perfetto. Mi sembra giusto perché è una musica molto rilassante. È bassa, ragazzi, molto molto bassa. Però è molto relaxing, quindi direi che la posso mettere sicuramente di più. Allora, qua è cambiata ancora la scena. Si è spostato il ragazzetto.
tornato di qua e ora gli serve la palla blu, la fiamma blu. Va bene, vediamo cosa posso trovare. Quale cose si sono inenarrabilmente complicate. Qua intanto posso tornare di qui. E c'è il bimbo che cade, così, a caso, perché cade. Va bene. Ok, un'altra scena ancora con lui ancora più adulto e rasato che cade nel vuoto. Qua stiamo passando a un momento elocchio ancora di questa specie di creatura. Stiamo veramente percorrendo tutta la vita di questo ragazzo che si è fatto la guerra, è rimasto ferito e poi è cresciuto nella solitudine. Qua che cosa è successo adesso? No, vabbè, vabbè, che cazzo, si stanno complicando molto le cose, ragazzi. Ai 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 ai. Allora, qua si stanno complicando in modo abbastanza eccessivo. Cosa dobbiamo fare in questo preciso istante? Ah, ok, questa... cioè... Qua no, non mi serve un cazzo, qua c'è l'unica cosa che credo sia interattiva, questa si sposta ancora. Che cazzo è qua? Un portale, va bene. Entro nella foto col bambino. Vabbè, il portale si attacca qua e lo sposta subito. E questo qua è abbastanza automatico. La scena sotto intanto è cambiata. Lui si è spostato. E adesso è nell'altra foto. Ok, mi sa che ho capito che cazzo devo fare. Perché ho l'impressione che lui è in un'altra zona. Questa si è spenta intanto. Lui intanto ha aperto un'altra roba qua. Cazzi e mazzi, va bene. Quindi questo non mi serve più. Ragazzi, sta diventando molto complesso. Non so se il mio cervello può reggere tutti questi input in una volta sola. Ciao, Gestalt. Allora, è molto molto brillante. È molto molto brillante, mi piace veramente tanto. Allora, io credo che lui debba percorrere tutte queste foto. Sì, infatti ci sono le frecce che ti mandano e arrivare a questa foto qua, dove c'è un vecchio. E infatti qua in fondo c'è l'obiettivo finale, che è sta cazzo di palla blu. Però io come ci arrivo lì? Devo farmi tutte le foto prima, chiaramente. Per fare tutte le foto devo trovare i passaggi. Quindi per ora devo trovare qualcosa che sia molto simile a quel pezzo lì. Qua c'è lui sempre addormentato. Qua c'è tutt'altro. Cazzo è sta cosa? Qua c'è uno, c'è lui che con la campanella. Ok, molto bene. Allora, c'è lui con la campanella qua. Qua invece ci sono quattro immagini. Che allora. Questo qua ha la campanella, anche questo qua ha la campanella, quindi io credo di dover utilizzare questo coso qua. E ha lo stesso identico pattern di questo, però è girato sbagliato. Cioè, lo devo chiaramente attaccare qua, ma devo trovare un modo per girarlo. Ciao Doomwatch, shame, Plague 90. Devo chiaramente trovare un modo per girarlo. Come cazzo lo giro? Questo è un ingranaggio, devo trovare un ingranaggio. Qua c'è qualcosa. Ah, ok, mi ha dato l'indizio, bravo Ciccio. Vabbè, questo qua è l'ingranaggio, chiaramente, è il sole. Quindi lo sposto qua. Lui mo fa la campanellata. No, vabbè, ma che cazzo di genialata incredibile! Poi io sposto, sono girato e lui si muove. No, vabbè, ragazzi. Sto gioco è bellissimo. No, ragazzi, sto gioco è geniale. È geniale. Ma che figata. E adesso dove cazzo lo muovo io però lui? Lo sposto. Lo metto qua. Entro dall'altra parte. Tac.
È superbo! Cioè, mi piace da morire. Adesso lui è nella terza foto. È veramente un genio sto tipo. E di qua ripassa il coso. E questa cosa qua si spegne, a indicare che non mi serve più un cazzo, probabilmente. Ed è cambiata ancora l'immagine. Che cazzo è adesso? Vabbè, adesso addirittura siamo proprio alla roba. Vabbè, no, ma è pazzesco, veramente bellissimo. Di qua invece. Allora, io adesso invece devo passare su di qua. Ok. Vediamo qua dentro che cazzo c'è che possa essermi utile per passare su di lì. Questo, chiaramente questo. Solo che lo devo girare anche questo. Perché questa qua è chiaramente una porta doppia. Vediamo se negli altri c'è della roba simile. Qua non c'è un cazzo. Qua non c'è assolutamente un cazzo. Questo è quello che ho già usato e non mi serve più a niente. Quindi è per forza questo qua. Solo che adesso devo chiaramente levarmi dal cazzo da qua mentre lui fa l'animazione. Sì, non mi servi più, amico campanaro. Possiamo uscirne. Ok. Allora, usciamo da tutto. Cosa devo usare qua? Posso cliccare anche su questi? Sì. Vabbè, qua c'è proprio tutta un'altra scena completamente diversa. Che cazzo c'è qua? C'è lui che va su delle scale. Però sta fermo qua, non si muove. No, no, è animato anche questo. E credo che qua ci sia sicuramente il trick necessario a muovere quello che devo muovere. Solo che devo trovare cosa cazzo devo muovere. Questo che cazzo è, tipo, ad esempio? Se io vado qua dentro, no, c'è soltanto una con la mela, va bene. Questo è un altro libro. E ho l'impressione che sia questo quello che devo girare. Allora, qua chiaramente ruota quello. Però io per andare lì che cazzo devo fare poi? Cioè, io posso metterlo qua? No, non c'entrano più un cazzo. Non c'entrano bene amata minchia di niente. Deve stare dove cazzo sta. Va bene. Ho l'impressione di dovermi levare da qui. No, devo andare di qua. Se vado di qua invece, che cazzo ci trovo? Ce n'è un altro, infatti. Vabbè, ok. Abbiamo trovato quello per far girare il coso. Infatti la ruota gira. E fin qua ce l'abbiamo fatta. Però devo farlo andare verso il basso. Verso il basso. Verso il basso. Lo sposto qua e appena ruota lo posso usare. No, non è dove lo voglio ruotare. Così, 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 così. Via. Così deve essere. Perfetto. Ora ce l'ho e questo lo posso spostare. Pam. Come cazzo fa ad andare di là? Non ci va di là. Rotto sto coso. Come cazzo faccio? Come lo riparo? Ah, lo devo far girare dall'altro lato. Che cazzo, così non ci va perché è verso l'alto. Lo devo girare al contrario e far diventare il tetto una scala. Perfetto. Buon anno, Jashugan. Il fiore, prego il fiore. Adesso lo faccio girare verso il basso. S me l'ha spostato ancora dalla parte sbagliata. Aspetto che me lo giri verso il basso. Prima o poi capiterà, ragazzi. Ok, adesso ci siamo. Se lo giro verso il basso. È una scala e quindi lui si può spostare. Benissimo, perfetto. E adesso lui è nell'altra foto. Buon anno, Kylo Ren, buon anno. Siete come al solito tantissimi, ragazzi, anche per questi giochi indie. Mi date tante soddisfazioni. Mi date tante soddisfazioni. Non bisogna fare per forza il giocone per avervi qua al primo dell'anno in allegrezza. Allora, abbiamo un'altra fotografia. Questa qua. Comunque, stiamo ripercorrendo veramente tutta la sua esistenza. Quindi, qua adesso devo trovare una scalinata. Cosa? Vabbè,
Vabbè, qua mi devo levare dal cazzo, per questo non mi serve più a niente. Se vado qua su, non mi serve più a niente. Qua mi devo levare. È cambiata ancora l'immagine. E abbiamo un'altra immagine ancora. Con una che dipinge. Fuoco. Uno che prega. E quella di prima da cui siamo arrivati. Ok. Allora, abbiamo trovato cosa dovevamo trovare. Devo girare ancora una volta questa. Devo trovare l'altra rotazione. Fortunatamente prima eravamo andati fuori e avevamo trovato quella della montagna. Quindi adesso torniamo a quella della montagna e sfruttiamo tutto quello che dobbiamo sfruttare per uscire e fare quel cazzo che dobbiamo fare. Devo ruotarla questa verso l'alto, però. Devo capire come fare. Allora, la montagna era qua. Pregianza, nuova carriera, speedrunner di puzzle game. E lì tu che scrivi, io che pensavo che This War of Mine mi avesse fatto vedere il gioco. È veramente un gioco davvero abbastanza brillante. Cioè, un puzzle game davvero molto molto brillante. E poi artisticamente lo trovo ispiratissimo. Allora, qua avevamo visto che questa cosa qua girava con quella roba lì. Però chiaramente mi attiva quell'ingranaggio lì, ma non mi attiva un cazzo. Quindi se io devo girarlo, devo rimpicciolire qua. E devo mettermi così. No, devo spostare questa cosa qua qua, questa cosa qua qua e questa cosa qua qua. E adesso dovrebbe girare. Come faccio a capire qual è quello giusto? Poi quando è il momento di girarlo? Adesso fa la sua cazzo di animazione, poi la rotea. Perfetto. E io poi ho l'altro pezzo. Mi sa che questa cosa qua deve arrivare sopra. Via. Via. Entriamo. Dentro. Tac. Ce l'abbiamo. Bam! Ok, ora sei qua. Che cazzo devo fare? Sono qui e lui deve... ok, deve andare di qua. Chiaramente. Bam! Abbiamo anche la palla blu. Abbiamo anche la palla blu, ragazzi. Mi sento intelligentissimo. O magari ho un culo incredibile. Ma mi sento estremamente intelligente in questo momento. Sappiatelo. Sappiate che mi sento estremamente intelligente. Questo gioco è un male, quindi, perché fa troppo bene al mio ego. Ok, il bambino ha preso la palla blu. Vediamo che cazzo ce deve fare. Niente. Non ce fa più. Si è rotto. Si è rotto. E adesso è vecchio il bambino. E c'è il treno. Qua? Niente. Qua non c'è più niente che mi sia utile. Se torno di qua? Torniamo nella mestizia. Ok. Lui ha proprio buttato giù tutto. E si risogna il bambino che cade. Qua c'è un'altra roba nuova. E qua invece? E qua invece è diventato vecchio. E si sta sognando ancora i pezzi. Ok. Allora, qua questo è diventato un anello. E fin qua, chiaramente, lo devo usare da qualche parte. Mamma mia. Dopo aver perso la sanità mentale nell'ultima live, ti stai riprendendo alla grande, mi scrive Andrea314IT. Di Lumi 93 200 IQ, Mikken Pro Player. Ragazzi, i puzzle. Io non devo giocare i picchiaduro, devo fare i puzzle. Anni di avventure alla Monkey Island mi hanno preparato a questo. Per me il protagonista è Pregenza da vecchio che sogna se stesso che gioca il suo gioco. No, Marcor, perché in realtà non ha la barba da bambino. Io avevo la barba alla nascita. Allora, qua che cosa devo fare? Qua si sposta. Vabbè, qua chiaramente devo usare la moneta, dai. C'è proprio il cerchio. Che è diventata una monetina al vecchio. Che figata, è bellissimo. Ok, però adesso come cazzo sposto il ragazzino di qua? Ah, certo, come lo sposto il ragazzino di qua? È a forma di porta. Tac! Perfetto. Il ragazzino è dove c'è il treno. Ok, adesso il ragazzino è di qua. Io mi sposto di qui. E lui deve prendere la palla viola. La palla viola che
Che sta nella linea viola della metropolitana? No, che cazzo devo fare? No, devo andare qua effettivamente. Ah, ok, questo coso qua si stacca, perfetto. E poi quando io lo ristacco, cosa succede? Succede un cazzo, c'è una fermata della metropolitana, un coso verde, un coso più verde, un coso dentro il coso verde. Ok, sono più confuso, sono molto confuso adesso. Qua invece? Qua è arrivato un treno. Col ragazzino. E qua ci devo mettere la moneta, chiaramente. Quindi la moneta la devo mettere qua. E fin qua ci siamo. Il ragazzino può entrare nel treno. Però come cazzo mi ricollego qua io? Che c'è una casa con... Ok, è caduto un foglio, quindi immagino dover andare qui. Ah, che bello, il treno si sposta sulla linea. Come funziona questo gioco, Leonix? Questo è il... Ciao Zelda 70. Questo è un gioco di... è un puzzle game completamente basato sulla prospettiva e sulla... e sull'interazione con queste... con questa specie di fumetto interattivo, disegnato tutto a mano, bellissimo, che alla ricerca di queste fiamme colorate che vengono trovate sfruttando il... sfruttando chiaramente l'in... questi giochi di prospettiva continui che modificano le scene in base a come tu le unisci, tipo puzzle, sono assolutamente brillanti. Brillanti. Scala binari, scale. Sì, le scale. Sì, qua ci potevo arrivare, le scale sono uguali ai binari, però qua io devo passare. Dove cazzo vado? Cioè, qua fa il giro in tondo. Io devo chiaramente arrivare alla viola, qua. E devo trovare il modo di far passare sugli altri binari la cosa. Qua non c'è nessuna scalinata verde, però. Qua sopra, magari. Ok, qua è passato ancora. No, qua c'è il coso viola, che è quello che devo recuperare io. Ma non mi serve un cazzo per il momento. Qua dentro? No, c'è un'altra porta di qualche tipo. Però posso andare a destra e a sinistra. A destra c'è la fermata. A sinistra c'è. C'è il binario verde che mi serviva. Perfetto. Quindi se io metto qua. Qua c'è un binario verde. Qua c'è un binario verde. Si dovrà attaccare in qualche modo. No, al cazzo. Mi attacco proprio qua. Qua si attacca così e mi va sui binari verdi. Benissimo. È sparito il treno. Proprio quando ne avevo bisogno. Fantastico. Buon anno, Ciatteo. Devi attivare gli scambi, mi sa. No, mi sa che ho azzeccato il puzzle invece, ragazzi. Adesso credo che vada sul verde. E poi si sposta a questo punto. E dovremmo avercela fatta. Adesso lui è sulla giusta via e va dove c'è il viola, teoricamente. E io posso tornare di là. C'è solo per PC? No, Gestalt. Credo ci sia anche per piattaforme mobile e addirittura su Switch. Dovrebbe esserci per un po' di roba. Qua lui si è spostato. Si è spostato e mi ha cambiato qualcosa. Aspetta, di là c'era una fermata però, no? Quindi magari il bambino è arrivato dove c'era la fermata. Esattamente, il bambino è arrivato dove c'era la fermata. Fin qua ci siamo. Il bambino adesso sta di qua. Ed è qua c'ho tipo un binario rosso. Posso avvicinarmi in realtà a tanti binari. Qua ci sono due mani, una con una forbice e una con un ago. Qua c'è sempre il cavallo di prima, che però l'ho già usato, non me ne frega un cazzo. E no, no, devo andare di qua. Mi consiglia di andare di qua, quindi è qua che devo andare. Il bambino si è spostato, sarà andato. Dove è andato il bambino? Il bambino è andato di qua. Ha deciso che non ci deve fare un cazzo di lì. Come faccio a farlo andare dall'altro lato il bambino? Così lo faccio andare da un altro lato, benissimo. Ok. Così va a sinistra. Così va a destra. Sinistra. E va a sinistra.
si rende conto che non c'è un cazzo di qua e torna a destra. Ma ci dovrà pure essere qualcosa di assennato da fare qui. Oppure no. Sono bloccato a sto giro invece, ragazzi. Mi sono un pochino bloccato. Forse devo tornare di qua un'altra volta. Provo a mandarlo a destra, che magari lo sposto dalla parte giusta. Proviamo a mandarlo a destra. Tac. Dentro. Il filo del lago sembra quello della pompa. Io l'ho mandato a destra, non è servito un cazzo. Ok. È uguale a quello della pompa, il filo giallo. Dove cazzo sta la pompa? Mi sono perso un pezzo. Il filo giallo è uguale a quello della pompa. Ok. Provo a mandarlo verso l'alto. E chiaramente non sa che cazzo fare. Il filo giallo uguale a quello della pompa. Questa porta mi deve servire per forza qualcosa. Mi vuole tenere per forza qui. Nella vignetta con i binari sotto sta ai piedi del bambino. Ok. Sì, lo vedo il filo giallo, ragazzi. Però non capisco cosa ci devo fare. Devo andare qua. Ok. Dove i binari gialli diventano viola. No, non c'è un cazzo. E mi continua a dire di andare qua. Ah, certo, che cretino. Avete ragionissima. Brava chat, così si sposta. Però chiaramente devo spostarlo mandandolo a sinistra. Brava chat intelligente. Che bello avere degli utenti intelligenti. Che bello avere degli utenti intelligenti. Quante soddisfazioni che mi date. Adesso lo mando a sinistra e lui va di qua, chiaramente. Così poi posso andare dove cazzo c'è la porta e riaprire tutto. E che cazzo. Brava chat. Qua cosa è successo? Qua c'è, cioè, si è aperto dell'altra roba. Ok, qua vado di sotto, qua vado a destra, tac, via. Mica la chat di Fires, scrive Snarcissus. Devo riuscire a trovare il modo di farlo andare nella porticina giusta. Nella porticina giusta. Oppure. Proviamo ad andare di qua. No. Devo capire come si può fondere sta cazzo di cosa. Non così sicuramente. A sinistra. Magari lo mando da un'altra parte. No, non lo mando da nessuna parte. Ah, aspetta, che cazzo, sono un rincoglionito, certo. A sinistra sì, ma devo attaccare quella. Eh già. Certo che sì. Bam! E siamo passati dove c'era la porta verde.
Pregi, ma tu non stai in hangover? Infatti Simplifred me l'ha scritto adesso. Perfetto. Ma tu non stai in hangover? No, Boalla, ho bevuto, ma non ho bevuto così tanto a Capodanno. Quindi ne sono uscito abbastanza sereno. Tanto che sto facendo un puzzle game al primo dell'anno. Siamo passati di qua. E adesso ho come l'impressione che per andare su... Devo andare di sopra, ma per salire qua sopra ci sarà un problema. Perché lui è... The Ripper è una possente barba, grazie per l'iscrizione, The Ripper. Allora, qua si è aperta un'altra roba. Massimi sistemi proprio. Abbiamo un'altra scena. Completamente diversa. Qua, sto quadro qua non è interattivo. Qua. Qua ci sono ancora delle indicazioni, perché c'è la ragazzina che ti manda verso l'alto. E quindi chiaramente lui deve scalare la scala, e quindi lo mando verso l'alto. Scala la scala, però io ho bisogno del binario rosso. Che dove cazzo sta però? Non è qua il binario rosso. Saliamo di sopra. Mi è andato, qua l'ho fatto completamente a cazzo di cane, però sono riuscito a mandarlo qua sotto. E va bene, l'importante è questo. Ok. Adesso lui sta tra il giallo e il rosso. E c'è la scala gialla, giustamente, che io posso zoomare, così lo ringrandisco e lo faccio diventare grande abbastanza entrare nella porta. Perfetto, 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 chat. Unendo tutti i nostri cervelli facciamo un medio cervello. Forza, ragazzi, che abbiamo la forza necessaria a fare quello che dobbiamo fare. Allora, lui è salito di sopra, io credo, perché è entrato nella porta. E abbiamo preso anche la palla viola. Bella lì. Prendi la palla viola. Ma è magia questa, scrive Marco 902. Abbiamo tutte le palle, ragazzi. Cioè, tutte le fiamme, non le palle. Qua che cosa è successo? Dove sono finite le mie palle? Devo andare via di qua? Uscire? Ah! È qua. Pam! Abbiamo tutte le fiamme, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo già finito il gioco? No. Sei intrippato tutto fortissimo. Oscurato tantissimo Gorogoa. Cosa diavolo è successo? Sta cadendo qui. Ok, si è spento tutto, quindi non ho finito un cazzo, fondamentalmente. Sempre la guerra, ricostruzione. E lui da vecchietto. Con le palle oscurate. Niente doppi sensi, ragazzi. E quindi? Devo ricolorare le palle una a una? Come cazzo faccio? Oh wow, c'è la mela oscurata qua. Ok. Devo trovare del rosso o del giallo, no? Qua c'è del... Questo è rosso, chiaramente. Bam! E questa ce l'abbiamo. Bam! La rossa l'abbiamo fatta. E via. Ok, dobbiamo farle tutte così, praticamente, ragazzi. È abbastanza chiaro che dobbiamo entrare in tutte le sfere, le fiamme oscurate e ricolorarle tutte. Veramente molto brillante a livello di puzzle sto gioco, non c'è un cazzo da dire. Qua chiaramente si è formata un'altra scena, c'è lui in povertà, qua è tutto rotto, ok, posso allargare di qui, posso allargare di qua, qua c'è il verde, abbiamo già il verde, va bene, per ora mi sembra sia diventato un bel po' più facile. Cioè, questi ultimi puzzle mi sembrano un pochettino più
più semplici degli altri. E il verde l'abbiamo fatto. Poi che cazzo c'era? Il giallo? Via. Tac. C'è sempre lui così. Qua fuori c'è la solita falena. Ah, ok, c'è un'altra scena qua. C'è una stella. Qua c'è una falena. E vabbè, questo si ricollega. E fin qua ci arriviamo. È passata sopra la falena, che bello. Va verso la stella e ha preso fuoco la falena. Così, in allegrezza. Va bene? Ah, abbiamo trovato il giallo. Benissimo, benissimo, benissimo. Riesco a ingrandirlo. Ah, certo, devo fare prima così, poi entrare dentro di qua e poi andare dentro di qua. Perfetto. Le transizioni sono meravigliose, Monkey 980. Viva l'ottimismo in questa seconda parte. Fulvio83 mi scrive: l'ottimismo è il sapore della vita, come diceva quello là che non mi ricordo come cazzo si chiama. Mi mancano quindi blu e viola. Sì, esatto, noi ridiamo e scherziamo, ma il ragazzino si è fatto la guerra, dice giustamente NoxRN7. Effettivamente non ha una storia felicissima, però diciamo che è sopravvissuto. Qua c'è sempre il ragazzino in modalità molto depresso, qua siamo al blu. E qua abbiamo chiaramente un altro puzzle di ingranaggi dove il blu deve andare a nord. Solo che come lo mando a nord? Qua c'è qualcosa con cui posso interagire. Ah, minchia, c'era un'altra transizione nascosta sotto. Ok. E adesso c'è lui che si muove. Però stavolta non tocca niente. Aspetta, provo a rimettere. Sì, lo posso rimettere dentro. E la sposta. Perfetto, 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 perfetto. Era esattamente quello che dovevo fare. Bam, nord, bam, via, bam, ingrandire, bam, blu. Mamma mia. Questo gioco è meraviglioso, ragazzi, ma anche perché io sto andando puramente a logica, ma questo non è un titolo che vi richieda delle skill di qualche tipo, nel senso non è un gioco che vi richiede una competenza di qualche genere o una conoscenza di qualche tipo di meccanica. È un gioco che va puramente a logica. Qua abbiamo di nuovo il vecchietto che si sposta, giustamente. E qua dobbiamo trovare il viola. Dove lo troviamo il viola? Ah, ok, questo invece è lo spostamento. Qua non c'è un cazzo, qua non c'è un cazzo, qua non c'è. Qua c'è questo e chiaramente questo qua. Indy Jones mi barba segue, grazie per il follow, Indy Jones. Si è spostato ancora una volta. Devo trovare sto cazzo di viola, ma dov'è? Qua. Grazie per il follow, Spooky Ghast. Qua dentro. Esatto. Ah, ma mica è ancora così. Vabbè, qua. Perfetto. Abbiamo trovato anche il viola. E anche il viola è fatto, ragazzi. Pam! Indy Jones 89. Pregianza, quanto riprenderanno le live di molti? Subito, Indy. Ricominciamo a lavorare già da domani. Io per il 2 ho un articolo pronto su Dragon Ball Super. E credo inizieranno subito le live già a partire dal 2. Prima 2 settimane. Prima 2 al giorno. E poi ricominciamo col solito ritmo di 3 al giorno. Come al solito. Allora, abbiamo tutte le sfere, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo riattivato le. Abbiamo le sfere del drago, ragazzi. Ce l'abbiamo assolutamente fatta. Svegliato il cosmo pavone. Grazie per il follow, scroto levigato. Anche se il tuo nick rovina un po' la poesia del momento. Basta. Finito. Finito.
Finito così, a secco proprio. Ho finito il gioco. Contro ogni aspettativa ho finito il gioco. Me lo sono bruciato, ragazzi. Me lo sono fatto secco in un'ora. È un gioco molto molto breve. È proprio. Me lo sono mangiato. Però molto molto bello, cazzo. Proprio bello. Pam! Abbiamo finito Gorogoa, durato esattamente un'ora, tra l'altro, proprio il tempo della live. Sono stato velocissimo, sono stato veramente velocissimo, sono stupefatto. Beh, probabilmente senza l'aiuto della chat in quel momento di smarrimento non ce l'avrei fatta, devo ammetterlo. Però sono bello, 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 ho capito perché me lo consigliavano in tanti. Proprio un bel gioco, è bello, è rapido, come scrive Fulvio83, è estremamente intuitivo, è brillante nella sua gestione dei puzzle, perché sono tutti, cioè, alla fine non erano facili, non erano difficili, ma erano tutti strutturati su più piani, quindi comunque dovevi trovare la linea di collegamento tra tutti. Nel momento in cui ho capito che comunque tutto era connesso a tutto e tu dovevi riconnettere le varie zone, è diventato tutto estremamente più facile, ma comunque anche con quella consapevolezza lì dovevi cercare, trovare, capire come cosa girava cosa, cosa influenzava cosa. Artisticamente molto molto bello, musiche semplici ma molto evocative che funzionano bene. È davvero davvero un bel gioco, è davvero davvero un bel gioco. Marco è già stato recensito su multiplayer, quindi non l'ho recensito io, quindi potete andare a leggere la recensione, ma è già stato recensito su multiplayer. Grimpatone87, prenderai il Season Pass di Dragon Ball Fighters? Credo proprio di sì, anche perché lo voglio recensire, quello gli voglio far su un sacco di speciali, e vediamo se lo recensirò e vediamo cosa potrò fare su Multi, ma il Season Pass lo prenderò sicuramente. Non è banale per niente Monkey 980, non è assolutamente banale, non è facile creare un puzzle game. Basato completamente sulla direzione artistica e sui cambi di prospettiva di questa qualità. Io l'ho trovato davvero davvero brillante. Mi è piaciuto proprio un sacco. È assai assai figo. Mi è piaciuto, mi ha stupito, mi ha sorpreso davvero positivamente. Scusate per il rumore, ho tolto tutto quanto. Quanto costa l'Onyx? Mi sa che costa una quindicina di euro. Questo è uno di quei giochi, secondo me, che da saldi è da comprare assolutamente. Anche se in realtà mi rendo conto, non aspettandomi che finisse così rapidamente, mi rendo conto di avervelo rovinato in tutti gli effetti, perché ve l'ho giocato davanti e vi ho risolto tutti i puzzle. Non pensavo di segarlo così rapidamente. Invece no, è andato via come il vento e quindi molti di voi se lo sono già mangiato. Per colpa della mia live, chiedo perdono, ma è veramente molto brillante, secondo me merita assolutamente tantissimo. Non è assolutamente facile, Fulvio, strutturare un gioco del genere. Sai se per caso il gioco di Ken il Guerriero sarà localizzato in italiano? Non credo proprio, Andrea 314 Hit. È praticamente uno Yakuza e sai benissimo che gli Yakuza difficilmente vengono curati da queste parti. È già difficile che escano dal Giappone, figurati. Ciao Checo Plus. Ti avanza un po' di tempo per Getting Over It? No, Chronos Rock 75. Io Getting Over It non lo tirerò fuori mai più. Ne va dei miei nervi. Magari in futuro ci riproverò. Magari quando sarò molto più calmo e rilassato ci riproverò. Ma adesso come adesso, no. Ora sono in quel momento di nirvana in cui mi sento molto brillante. In cui sono riuscito a finire il gioco in un'ora. In cui mi sento estremamente intelligente, rilassato e in pace con il mondo. E non voglio assolutamente rovinare questo bel momento di calma e consapevolezza. Grazie. Voglio rimanere qua con Gorogoa concluso e felice come una pasquetta. Allora, eh sì, Leonard, perché arrivi in ritardo? Perché inizio alle 8 i live e durano un'ora, un'ora e mezza. E quindi niente, chiudo di norma i live in un'oretta, un'oretta e mezza. Perché comunque, come ben sapete, purtroppo devo fare anche altre cose. Quindi già riuscire a tenere il ritmo di un'ora al giorno, un'ora e mezza al giorno non è facile. Ci saranno sicuramente dei live lunghi in futuro, sappiatelo, lo farò. Delle serie, cose varie. Però per adesso voglio farvi vedere un po' di roba. Domani sono indeciso su che gioco farvi vedere. Ero indeciso
indeciso tra ripartire subito col botto e farvi vedere God of War 2, riprendere God of War 2, o andare un po' più tranquilli e andare di Mark of Cree, che comunque era un altro classico PS2, ma uno di quelli che non è invecchiato particolarmente bene. Non lo so, metto un attimino i voti, vedo adesso cosa mi chiede la chat, se preferisce God of War 2 o Mark of Cree. Un Darkest Dungeon, non ho il gioco sul mio PC, Tinicoc, quindi non lo posso fare. Darkest Dungeon, devo dire la verità, io l'ho provato, ma è uno di quei giochi che non ho comprato e non ho finito. Cioè, l'ho giocato un po' prestato, ma non l'ho mai finito, quindi potrei anche recuperarlo in futuro. Mario Ficozzi mi chiede God of War. Dante's Inferno, chicca, mi scrive Underwoo. E Dante's Inferno potrebbe essere un gioco interessante da recuperare. God End più avanti, Dudella, perché God End è un gioco incredibilmente bello. È un gioco che io adoro, ma è anche un gioco difficile come poca roba al mondo e ho bisogno di prepararmi. Lili, tu che mi consigli una live di Ori che sicuramente arriverà. Arriverà del primo Ori e arriverà anche del secondo Ori, che secondo me sarà un gioco della Madonna. Forrius mi chiede Mark of Cree, God of War l'ha giocato troppo, ma arriveranno entrambi. Allora, vi vedo un po' pari. Su Mark of Cree e God of War. C'è qualcuno in più con God of War che preferisce God of War. Quindi facciamo che faccio domani God of War e dopodomani Mark of Cree. Così vi faccio contenti tutti e siamo tutti felici. Intanto, Matteo 78 hit le prossime 2 sere non c'è. Mi spiace, Matteo, che tu non ci sia. Ma ci sono gli altri live. Non scappo, non vado da nessuna parte. Comunque, ragazzi, grazie come al solito per avermi seguito. Eravate ancora una volta tantissimi. Un Katamari lo farò sicuramente, Gestalt. Non ora, più avanti, ma lo farò sicuramente in futuro. Se dobbiamo riprendere dei classici, Katamari mi sembra il minimo. Quindi niente, buon anno a tutti ancora una volta. Spero vi siate divertiti. Grazie per essere stati con me in questa oretta di puzzle e magia artistica. Ci vediamo al prossimo live, che sarà domani, credo ancora domani sera. Buonanotte a tutti, buon anno, tante buone cose, baci, 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 tanto amore dal Pregianza. È tutto. Ciao!